Oggi andiamo a parlare dell'erica, sicuramente la regina indiscussa del giardino autunnale. Ciao a tutti, io sono Michele e vi do il benvenuto qua sul nostro canale di giardinaggio. Come ho detto nell'introduzione, parliamo di erica, una pianta fiorita che riesce a colorare il giardino d'autunno. È veramente una pianta speciale perché grazie a lei possiamo, in questa stagione dove è un po' più difficile rispetto magari alla primavera, all'estate, avere colore in giardino, possiamo portarlo appunto nei nostri ambienti verdi. Perché l'erica non è una pianta solo da giardino, è una pianta che si adatta bene a tantissimi ambienti verdi, come possono essere balconi, terrazze, bordure e appunto anche in giardino in aiole aperte. Guardate che meraviglia, l'erica con la sua fioritura abbondante e anche prolungata, come vi dicevo, secondo me è la regina indiscussa del giardino autunnale. Ne esistono centinaia di varietà, ognuna riesce a portare il suo fascino in un ambiente verde. Ora andiamo a vedere insieme come possiamo coltivare al meglio la nostra erica. Andiamo a parlare prima di tutto del terreno. L'erica è una di quelle piante che va ad abitare in natura il sottobosco. Infatti il terreno che più predilige è un terreno acido, un terreno drenato, che quindi in cui non si formano ristagni idrici e soprattutto un terreno ben concimato, un terreno possiamo dire grasso. Ovviamente non tutti i terreni sono così, molto spesso ci ritroviamo con un terreno calcareo. Mi raccomando, se il terreno è calcareo, cerchiamo di aggiungere della torba o comunque della sabbia per alleggerirlo e per portarlo tendenzialmente verso l'acido. Anche se stiamo preparando un giardino o soprattutto una fioriera, ricordiamoci di aggiungere terreno acido, altrimenti la nostra erica, come abbiamo visto nel video sui terreni acidi, non riuscirà ad assorbire le sostanze nutritive. Per quanto riguarda l'esposizione, è una pianta che predilige il sole, ma vi consiglio una posizione in mezz'ombra, in quanto lei resiste tranquillamente in mezz'ombra, soprattutto per i luoghi dove abbiamo delle estati molto calde. Se vogliamo rendere la pianta perenne e non doverla comprare tutti gli anni, dobbiamo proteggerla soprattutto nei mesi più caldi. Quindi potrebbe essere una zona sotto una pianta decidua che l'estate è riparata dal sole grazie alle foglie dell'albero, appunto, e invece l'inverno si trova senza foglie, quindi penetra il sole e fa una fioritura molto più rigogliosa. Se vogliamo mettere a dimora queste piante, le stagioni più indicate sono il periodo attuale, quindi l'autunno, oppure la prima primavera, quando è ancora abbastanza fresco. Ricordiamoci, quando facciamo la buca per piantare la pianta, la facciamo un po' più grande del vaso della pianta, ma soprattutto aggiungiamo del terriccio acido. E sul fondo della buca possiamo anche aggiungere un po' di sabbia, così da evitare maggiormente i ristagni idrici. Appunto, parlando di ristagni idrici, mi viene in mente l'irrigazione. L'erica è una pianta che ha bisogno di tanta acqua, quindi cerchiamo di essere costanti con le irrigazioni, soprattutto nei periodi più caldi, ma mi raccomando, evitiamo i ristagni idrici. Quando è che solitamente si formano i ristagni idrici? Quando la piantiamo in vaschetta sul balcone. In vaschetta sul balcone molto spesso abbiamo le vaschette con sottovaso già inserito all'interno, si incastrano così da non vedere dall'esterno che c'è il sottovaso. In quei casi lì molto spesso non ci si accorge di quanta acqua si dà. Il sottovaso si riempie d'acqua, le radici dell'erica si inzuppano d'acqua, restano inzuppate e questo fa morire la pianta. Quindi mi raccomando, cerchiamo di controllare i sottovasi, è meglio dare l'acqua più spesso che lasciarla accumulare per troppo tempo nel sottovaso. Stessa cosa in terra piena, come vi dicevo, aggiungiamo della sabbia sul fondo, così l'acqua una volta arrivata sotto le radici drena, se ne va e le radici possono stare tranquille all'asciutto. Una tecnica fondamentale sia per mantenere l'acidità del suolo, ma anche per mantenere l'umidità di queste piante è la pacciamatura. Pacciamatura che possiamo andare a fare, come abbiamo visto nel video sulla pacciamatura, con aghi di pino, quindi acidificano il terreno e allo stesso tempo mantengono l'umidità, oppure corteccia di larice, che è quella più comunemente venduta. O anche corteccia di pino vanno bene entrambi. Ricordiamoci che lo strato di pacciamatura deve essere almeno superiore ai 7-8 centimetri, quindi deve essere importante per evitare l'insorgere di piante infestanti, ma anche per riuscire a ottimizzare questo effetto tampone rispetto all'evaporazione. Quindi il terreno sotto la pacciamatura ci resta umido, ma soprattutto riusciamo anche a mantenere acido il terreno sotto la pianta e quindi farla vivere più a lungo nel tempo.
Non è una pianta che necessita di concimi se non appunto il compost che diamo all'inizio. Come vi dicevo, serve un terreno molto ricco, ricco di compost. Quello basterà se abbiamo un terreno ricco. Se non abbiamo un terreno ricco e dobbiamo, magari abbiamo una pianta da tanto tempo nel terreno, cerchiamo di concimarla appunto con del compost o del letame interrato nella zona della pianta. Se invece il compost o il letame è ben maturo, possiamo anche metterlo superficialmente, che la pianta ne gioverà comunque. Come vedete, con questi semplici accorgimenti la vostra erica crescerà vigorosa e vi regalerà tantissime bellissime fioriture. Potete anche sbizzarrirvi con la fantasia e scegliere di coltivarla in balcone, in terrazzo, quindi in grandi fioriere, o in bordure, in aiole con altre perenni, oppure anche in un giardino roccioso, un'erica non sta mai male. Si riescono a creare tantissimi ambienti e tantissime scenografie verdi con questa pianta. È veramente una pianta comoda, utile e bella. Ma soprattutto non è solamente bella come pianta. In una stagione difficile, come può essere l'inverno, per tanti animali, come gli insetti impollinatori, l'erica è fondamentale. Infatti, dare così tanti fiori e così tanto polline quindi agli insetti in questo periodo dell'anno, o nella primavera, perché ci sono eriche che fioriscono anche in primavera, è utile e fondamentale. Quindi è una pianta che secondo me fa del bene all'ambiente, fa del bene ai nostri occhi e non vedo il motivo di non piantarla. Quindi, se non l'avete ancora fatto, provate a piantare un'erica nel vostro giardino dando questo tocco di autunno colorato al vostro giardino. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Scrivete qua sotto commenti o suggerimenti per le piante, per il canale o per questo singolo video. E ci vediamo alla prossima. Ciao!